Benvenuto su Psynel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 374esima puntata del podcast di Psynel, episodio 374. Oggi parliamo di una delle tematiche più affascinanti degli ultimi tempi ed è anche uno dei problemi che abbiamo più comunemente, il fatto di avere a che fare con una mente stocastica. No, tranquillo, non è una parolaccia, significa che abbiamo una mente statistica, cioè che pensa per probabilità, anche se non lo sa, e questo è uno dei suoi più grandi problemi. Ma da un certo punto di vista è anche una delle sue risorse più preziose. Tieniti forte e seguimi fino alla fine perché oggi troverai una tavola imbandita di cibo per la mente. Molto bene, iniziamo! Oh, allora, come stai? Come hai trascorso questa settimana? Ti sei preso una bella pausa? Una pausa emotiva? Se non sai di che cosa sto parlando, questa era la precedente puntata, la 373, nella quale ti ho mostrato questo semplice esercizio della pausa per migliorare le tue abilità di gestione emotiva. Vai subito ad ascoltarla se non l'hai ancora fatto. E prima di iniziare, lascia che ringrazi come al solito tutte le persone che si iscrivono ai nostri social, che entrano a far parte della galassia di Psynel e a tutte le persone che acquistano i nostri prodotti. Ricordiamoci che il podcast di Psynel è sostenuto da voi, quindi grazie mille a tutte le persone che entrano a far parte di Clarity, entrano a far parte della nostra piccola ma meravigliosa community. Allora, partiamo dalla fine. La nostra mente è un simulatore. Ti ricorda qualche cosa? Qualche frase? Questa frase ti ricorda qualche cosa? Ti risuona? Certo, Jenna, è la solita roba che racconti quando vuoi parlare di mappe e del fatto che non siamo quasi mai presenti a noi stessi, ma persi all'interno di queste mappe, in queste simulazioni del mondo. Corretto? Esattamente, non avrei potuto esprimerlo meglio, 182, complimenti. La nostra mente continua a simulare dentro di sé. Che cosa simula? Che cosa ci accadrà nel futuro? Che cosa è accaduto ieri? Che cosa potrebbe accadere tra qualche istante? O anche che cosa potrebbe accadere... Esatto, anche in questo momento. Anzi, se non c'è niente di sensato, aggiunge lei, la mente aggiunge dei significati che mancano. Nel passato abbiamo visto che questo processo è quello che ci consente di dare senso alla realtà circostante anche se non la conosciamo definitivamente. È un po' l'argomento delle black box, ti ricordi? Delle scatole nere con le quali tutti quanti dobbiamo fare i conti. Tale meccanismo però tende non solo a terminare con una risposta, ma continua proprio la sua ricerca, anzi lo fa in modo compulsivo. Meno conosciamo una cosa e più tende ad elaborare statistiche. È un po' come quando devi fare un esame importante, un colloquio di lavoro importante o cose del genere. Più importanza attribuisci a quell'evento e più la tua mente tenderà a creare scenari alternativi su che cosa potrebbe accadere, nel bene e nel male. Più la situazione che stai per affrontare ha un alto grado di prevedibilità e più ti senti tranquillo e sereno. Anzi, se il grado è troppo alto di prevedibilità, potresti addirittura sentirti annoiato. Più è alta l'imprevedibilità e più la nostra mente parte a razzo, costruendo migliaia se non milioni di ipotesi e scenari su che cosa potrebbe accadere da qui a quando c'è quell'evento. Ecco perché tendo a definire la nostra mente stocastica, perché tende continuamente ad avere a che fare con domande e risposte probabilistiche, cioè aleatorie, dove la risposta non è mai sicura al 100%, perlomeno lo è molto molto raramente. Ora, se ci fosse un matematico, alzerebbe la mano e direbbe: d'accordo, è una macchina probabilistica, ma quali sono i suoi campioni di riferimento? Tutti sanno che per fare una statistica serve un'operazione di campionamento, che nella realtà è qualcosa di molto raffinato. Avere un campione rappresentativo non è facilissimo. Ecco, per la mente ovviamente i campioni sono le esperienze passate. Prova a pensarci un istante, per la tua mente quali sono i campioni rappresentativi?
sono le tue esperienze passate. Se ha funzionato di più andare a sinistra in quella strada, tenderai a ripetere quella mappa. Se a quell'esame avevi la maglietta arancione, tenderai a rimettere una maglietta arancione. L'abbiamo visto quando abbiamo parlato di gesti scaramantici, di superstizione, ma in fondo è per questo che nasce la superstizione, perché ci sembra possa aumentare questa probabilità. Il modo più semplice per descrivere questo funzionamento è rifarci ai videogame di un tempo. Quelli semplici, senza troppe storie, se hai la mia età o comunque se hai giocato a qualche gioco molto semplice, ti ricorderai quelli magari stile sala giochi, gli arcade. Come facevi a diventare sempre più bravo? Come fai ancora oggi a diventare più bravo in un videogioco? Giocando, lo so, bravo Jenna, complimenti. Perché? Perché si tratta di pattern ripetuti e prevedibili. Per prove ed errori. Quindi per prove ed errori diventi via via sempre più bravo a prevedere che cosa accadrà, al punto tale che molti anni fa c'erano dei videogiochi che, una volta che avevi capito un po' il pattern, tra virgolette, diventavano addirittura noiosi. Quel trucco che tutti dopo un po' di tempo conoscevano per ammazzare il mostro finale o per fare sempre gol. Ti ricordi, una volta c'erano i giochi di calcio dove andavi a 45 gradi e segnavi sempre. Non era un errore del computer, ma era l'inevitabile fine di un sistema con la capacità di generare pochi eventi realmente casuali. Oggi è molto diverso, i videogiochi moderni hanno molte più probabilità e sono molto più complessi, anche se il meccanismo di avanzamento contro il computer, i bot, è rimasto identico. Chi è bravo a giocare ai videogiochi non ha solo sviluppato una ipercapacità mano-occhio, no? Ma è diventato un drago nel riconoscere i pattern, cioè gli schemi che si ripetono. E il nostro cervello è specializzato in questo, nel riconoscimento di schemi che si ripetono. Se ci pensi, questo funziona anche nella vita di tutti i giorni. La stessa cosa potrei dirla negli sport veri, quelli ad esempio dove sei bravo a fregare il tuo avversario. Chi riesce a capire quali sono i pattern di riferimento dei propri avversari, magari facendo calcoli statistici alla velocità della luce, sa che quando sta per alzare la guardia al tuo avversario in uno sport di combattimento, sai che magari scopre per un attimo il fianco sinistro, sai che quando gli dai quel calcio fa in questo modo, che quando guardi in quella direzione tende a tuffare farsi da quella parte, e se conosci bene il tuo avversario riesci a capire anche quando fa le finte, quando vuole andare a destra, poi va a sinistra e avanti così. E se ci pensi, è la stessa abilità che ti è necessaria per discorrere con una persona nella quale, dopo un po' di tempo che l'ascolti e ci discuti, impari a riconoscere come formula le proprie argomentazioni, cosa tende ad evitare e cosa tende invece ad utilizzare come punto di forza. E se avrai la capacità di ascoltarlo con attenzione e di osservare questi pattern, prima o poi riuscirai a smontare la sua argomentazione, magari ancora prima che la stia per pronunciare. In altre parole, tutti quanti siamo stocastici. La nostra mente è stocastica in tanti modi. Se ci pensiamo bene, questa cosa avviene ovunque. Anche il successo nel tuo lavoro funziona in questo modo. Che tu sia un dipendente o un libero professionista o un imprenditore, noti ciò che funziona e semplicemente continui a farlo, cercando di migliorarti di volta in volta. Le due estreme conseguenze di queste riflessioni sono che da un lato abbiamo una macchina potentissima che continua a fare calcoli statistici per aiutarla a creare un database di eventi, è necessaria quindi spingerci alla pratica, allo studio, all'osservazione, alla ripetizione di quei pattern. Quindi studio, osservazione e pratica a non finire per prove ed errori. Dall'altra parte dobbiamo anche trovare un modo per allenare la mente a riconoscere questa sua tendenza statistica e in alcuni casi a trascenderla, a superarla, altrimenti tenderemo a ripercorrere sempre e nuovamente le stesse strade. Ok Jenna, ma questa è ancora la storia delle mappe? Sì, in fondo è lo stesso concetto, queste mappe però non sono fisse ma si modificano in base alla probabilità di successo che ci hanno dato nel passato o in un recente passato. Cioè il calcolo probabilistico che sta dietro il funzionamento delle mappe è quello che determina se le useremo o se le scarteremo. Meditazione e studio rappresentano i due estremi del funzionamento probabilistico del nostro cervello, o meglio, apertura mentale e presenza e studio, ripetizione e pratica rappresentano questi due estremi.
Da un lato è bene continuare a nutrire la macchina di pattern e ricorrenze, altrimenti non impara. Proprio come un musicista, per quanto sia dotato, per poter suonare musica buona, dovrà mandare a memoria fraseggi di altre persone, di altri musicisti, quello che viene spesso definito come vocabolario musicale. Questo non si crea semplicemente facendo le scale o nascendo con un forte orecchio musicale, ma lo costruisci ascoltando e imitando ciò che fanno altri musicisti, quelli che sono venuti prima di te. Dall'altro lato, se vuoi essere un bravo musicista e anche un innovatore, è necessario imparare a fare cose anche partendo, tra virgolette, da zero. Se è possibile che esista qualcosa partendo da zero. E per farlo serve uno sguardo libero dalle probabilità del passato. Ripeto, per quanto possibile, questo sguardo è rappresentato dalla nostra consapevolezza, dalla nostra presenza. La puntata di oggi mi serve per sottolineare questo aspetto, che sono due cose che sembrano apparentemente contrastanti, ma in realtà devono necessariamente viaggiare insieme. Uno sguardo contaminato da tanti pattern, da tanto vocabolario musicale, grammaticale, di esperienza, e dall'altra parte la capacità della mente del beginner, della mente di chi non ha mai visto quella cosa, la nostra consapevolezza, la nostra presenza, la nostra mente ingenua, che va addestrata, non è una mente ingenua tout court. Quindi, da un lato abbiamo questa macchina potentissima che continua a fare calcoli, che continua a fare probabilità statistiche sul mondo che ci circonda. Dall'altro lato abbiamo la consapevolezza che ci aiuta ad osservare come questa macchina costruisce queste statistiche. E non solo, abbiamo la capacità addirittura di fare un passo indietro, quello che i fenomenologi chiamavano epoche. Faccio un passo indietro, come se non conoscessi quella cosa e la osservo, come se osservassi un'opera d'arte facendo finta di non sapere chi è l'autore, da dove deriva, il periodo storico, ma semplicemente per l'impressione che mi dà. Questo tipo di impressione per molti filosofi, anche psicologi, è pressoché impossibile. E invece noi, studiando le caratteristiche della meditazione, in particolare quel bias che viene superato, il bias implicito, abbiamo visto che in realtà, a livello statistico e scientifico, è possibile realmente fare questo passetto indietro e vedere il mondo con occhi, tra virgolette, nuovi, o perlomeno cercando di mettere momentaneamente da parte la macchina statistica, quella che chiamiamo, su facci caso e all'interno dei nostri prodotti, il nostro GPS, che non è un GPS statico in realtà, ma è un GPS che si basa su calcoli continuativi statistici di ciò che ha già conosciuto. Quindi, scusami caro Psinellino, se ho messo tante cose insieme, ma il concetto di oggi è semplice da un lato e dall'altro lato è complicatissimo, perché la nostra mente stocastica è da un lato croce e delizia della nostra vita. Da un lato ci consente di fare cose incredibili, con lo schiocco di dita riconoscere dei pattern improvvisamente, e dall'altro lato può ingabbiarci all'interno di questi pattern. Inoltre, prima di vedere qualche consiglio per mettere a terra questi concetti, chiunque abbia dimestichezza con cose come l'ipnosi, la comunicazione efficace e la nostra, tutto quello di cui abbiamo parlato, come ad esempio il rispecchiamento, se ci pensi bene, che cosa succede quando qualcuno ti rispecchia? Quando qualcuno usa il tuo tono di voce, quando qualcuno mima i tuoi gesti, quando qualcuno cerca di mettersi dal tuo punto di vista e utilizza cose che tu già stai facendo? Se ci pensi bene, in quel momento la tua macchina stocastica diventa inutile. Perché se fai tutto quello che faccio io, non ci sarà niente da prevedere per me. Per cui inizierò a percepirti non solo come me, e quindi simile a me, ma anche come una persona innocua, una persona della quale non devo prevedere le azioni, che potrebbero essere, tra virgolette, improvvise e bizzarre. E più, diciamo così, io ti prevedo, tra virgolette, o penso di prevederti, più mi sento a mio agio, abbasso le difese e posso entrare più facilmente in rapporto con te. E tutto questo, se ci pensi bene, se mi segui da diversi anni, è un modo diverso di vedere come funziona il rapport, di vedere come funziona la comunicazione efficace, di vedere in definitiva come funziona la nostra mente, che essenzialmente, lo ripetiamo, è stocastica. Lo so, fa ridere, sembra una parolaccia, ma è così. Bene, allora ho parlato fin troppo, vediamo qualche piccolo consiglio per mettere a terra questa strana mente statistica e stocastica. Bene, come al solito, bando alle ciance e iniziamo.
Primo, siamo sulle spalle dei giganti. Qualsiasi sia la tua attività lavorativa, se vuoi migliorarti, studia chi ti ha preceduto con successo. Questo ti consentirà di aumentare il tuo bagaglio, il tuo vocabolario personale e ti consentirà anche di interfacciarti con persone che sono arrivate prima di te. Ragazzi, ve lo dico spesso, noi abbiamo così la hubris di pensare di essere più intelligenti degli altri, più innovatori degli altri, ma posso assicurarvi che gli esseri umani esistono da migliaia di anni, o perlomeno la cultura esiste da migliaia di anni. E se vi è venuta in mente una bella idea, probabilmente qualcuno nel passato ci ha già pensato in un qualche modo. Perché non andare a vedere che cosa ha fatto lui prima? Perché non andare a vedere come suonava quel musicista, come scriveva quell'autore, che cosa ne pensava quella persona della mente umana? Ed è per questo che io vi rompo le scatole spesso con la filosofia, con la storia e con tutte queste cose strane, perché in realtà ci sono tracce della nostra psicologia e della nostra cara crescita personale che risalgono a migliaia di anni fa. Certo, non possiamo ricorrere a tutto, non possiamo imparare tutto, però usare un po' del loro vocabolario è molto utile, anche quando sembra un vocabolario completamente estraneo, come il vocabolario della spiritualità, che molte volte viene utilizzato un po' a sproposito nel campo della crescita personale. Secondo, la mente del principiante. Ci abbiamo dedicato un'intera puntata qualche anno fa, abbiamo dedicato parti del nostro discorso sulla meditazione all'interno di MMA, all'interno di Clarity, proprio a questo principio, al fatto di guardare le cose come se fosse la prima volta. E se pratichi la meditazione, sai che questo non è semplicemente una posizione mentale, in stile proprio fenomenologico, dove io faccio finta di non sapere, ma attaccandomi all'aspetto sensoriale, cerco di mettere da parte tutte le statistiche che potrebbero emergere, cioè emergeranno comunque dei pensieri, delle idee, cioè delle idee sulla probabilità di ciò che è accaduto, di ciò che è accaduto nel passato, di come avrei potuto rispondere, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo notarle, metterle da parte e osservare la cosa così com'è, in una specie di danza continuativa dove da un lato studiamo approfonditamente come funzionano le elucubrazioni statistiche della nostra mente e dall'altra parte ci liberiamo di questo attraverso una pratica di meditazione continuativa, magari formale durante la nostra quotidianità oppure informale ogni volta che siamo di fronte a qualcosa che vogliamo fare o che vorremmo fare. E questi due poli vanno coltivati contemporaneamente. Infatti non esiste una persona che viva e conosca l'universo semplicemente meditando, e studiare molte volte non porta da nessuna parte. Manca ancora la terza parte. Terzo, l'esperienza. Cerca di fare esperienza il più possibile, quindi quando sarà possibile uscire, esci di casa, guarda film, ascolta della musica, leggere libri, anche un'esperienza. Condividi queste cose con i tuoi amici, parla delle tecniche, delle ricerche di psicologia, di crescita personale che ti affascinano, del fatto di aver fatto i 10 giorni o qualsiasi altro corso ti abbia arricchito la vita. Parla con un amico dell'ultimo libro che hai letto. Fregatene se sembri l'intellettuale che vuole parlare di quello, anche questa è un'esperienza, e le esperienze, ragazzi, vanno fatte quasi sempre in compagnia di altre persone. È impossibile avere esperienze piene ed appaganti in completa solitudine. Vi ricordo quella scenetta di Goethe che scende verso colli toscani, chiede al cocchiere di fermarsi, si mette a guardare questa vallata meravigliosa e dice: che peccato tutta questa bellezza e non avere un amico con cui condividerla. Mi metto ogni tanto nei panni del cocchiere e penso: ma brutto maledetto, non vedi che ci sono io? Condividila con me. A parte gli scherzi, cerchiamo di fare esperienze. Le esperienze che ci danno un'altra modalità di osservare quei pattern, che da un lato sono quelli che abbiamo studiato, che ovviamente derivano anche dall'esperienza, ma cerchiamo di mettere le mani in pasta. Ci piace quella determinata situazione? Proviamo a fare una piccola esperienza in quell'ambito. Ci piace quel tipo di ristorante? Andiamo a mangiare in quel ristorante. Ci piace quel modo di formulare le domande? Proviamo a formulare le domande. In pratica esperienza significa pratica. Insomma, ci siamo capiti, dovete mettere in pratica sia la consapevolezza sia i pattern che imparate. E questo equivale, se fosse un videogioco, a fare numerose partite, ma non solo, a fare numerose partite a videogiochi tutti simili, che in questo modo possono aumentare il ventaglio, il range delle esperienze che abbiamo fatto. E più esperienze di vita abbiamo,
impariamo, più vocabolario abbiamo, e il vocabolario che impariamo con l'esperienza diretta è un vocabolario che resta impresso per sempre nella nostra mente. Bene ragazzi, allora la mente statistica, la mente stocastica, lo so, fa un po' ridere come nome, ma mi piaceva parlarne anche per avanzare un po' l'ipotesi che ti ho raccontato prima sull'ipnosi. E se durante l'ipnosi in realtà ciò che accade è che l'ipnotizzatore diventa la tua mente statistica, cioè diventa la persona che influenza le probabilità che una cosa accada, diciamo, più da un lato o più dall'altro lato? E se invece la meditazione fosse la modalità per osservare la mente statistica in azione, sappiate che questa idea di mente statistica ce l'ho da un bel po' di tempo che mi ronza tra le orecchie, e quest'anno, leggendo quel libro favoloso di cui vi ho già parlato tante volte, quello sulla mente piatta, ne ho trovato anche delle evidenze empiriche sempre più profonde. Imparare a riconoscere come la nostra mente fa probabilità ci insegna a notare la mente scaramantica, ci insegna a notare quei pattern che funzionano, ci insegna a notare quali sono i pattern delle persone con le quali parliamo, le loro tendenze a fare le cose sempre in quel determinato modo. Non lo fanno perché sono cattivi, ma perché la loro mente statistica gli dà una soluzione comoda e facile sempre nello stesso modo. E se ci pensi bene, questa cosa succede anche a te, succede anche a me, succede un po' a tutti. Siamo tutti un po' vittime della comodità della nostra mente stocastica. Allora ragazzi, lo so, è un concetto un po' bizzarro, un po' particolare, è un'angolatura leggermente diversa da quella che abbiamo usato in questi anni, e mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate, perché sono certo che questa modalità di vedere la nostra mente umana possa avere molte ripercussioni sulla nostra crescita personale, sia vero e proprio cibo per la mente. Per cui aspetto un tuo caro feedback qui tra i commenti o dove ti pare sui nostri social. Come al solito, prima di salutarti, ti ricordo che questo episodio è offerto da me stesso e da SPS, sviluppopersonalescientifico.com. Vai a dargli un'occhiata. Qui sotto trovi dei post, dei percorsi ragionati che il mio team ha creato per tutti quanti voi. Iscrivetevi, entrate in contatto con il mondo di Psinel, troverete materiale per gestire le vostre emozioni, per imparare a meditare e quant'altro. Self-kindness, l'avete già visto? Andate a dare un'occhiata al nostro meraviglioso prodotto sulla self-kindness, e tra poco ne uscirà uno nuovo bellissimo, ma non posso dirvi niente. Lasciate scorrere la vostra mente stocastica. Molto bene ragazzi, spero che questa idea della mente probabilistica vi piaccia, che vi abbia acceso. Sono convinto che nei prossimi giorni e nelle prossime ore potreste avere una piccola illuminazione nei confronti di come pensate al mondo e di come le persone intorno a voi pensano al mondo. Se dovesse accadere, scrivetemelo, perché sarò molto contento di ricevere un feedback del genere. Come sempre ci vediamo il giovedì mattina per la nostra consueta live del giovedì, e come al solito ti auguro una splendida giornata. Ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinel.com.